Salve, siamo a Pechino. Questo video sarà un recap di questo mio viaggio al volo in Cina. È andata più o meno così. Ho tipo 3 ore di sonno alle spalle. Siamo a Malpensa? E andiamo in Cina. Air China. Raga, si respira già il cringe. Cibo. Mancano solo 8 ore di viaggio. Ho dormito 6 orette. Noodles. Troppo forte il computer cinese. Ciao. Territorio cinese. Devo dare le impronte digitali alla Cina. Sono ok. Molto bella la struttura. Ufficialmente immigrato. Aeroporto. Figo. Traffico. Ci stiamo mettendo una vita per arrivare in hotel. Siamo a Pechino, raga. Grand Hyatt. Questa è la hall. Si presenta così, con tanto di alberi. È tutto molto nobile. Elevator. Wow. Di qua? Miau, qua si dice. Eccoci qua. E via. Oh, really nice. Bellissimo. Di qua abbiamo il letto, salottino, scrivania, televisione. Vista. Sul cortile interno. Qua c'è la zona tè e caffè. Danno una mascherina per lo smog. Anche se io sono preparato, me ne ero già portata una. Il guardaroba. Cos'è, una spada laser? Cos'è questa, la Coca-Cola cinese? E questa è la Sprite. Sì, la Coca-Cola, lol. Tra l'altro, come sapete, qua in Cina non va Facebook, non va Instagram, non va Twitter, non va YouTube, non va Google. C'è questo loro motore di ricerca. Mi ha appena suonato il servizio in camera, mi ha portato sta bustina qua. Infatti non vi ho detto perché sono qua. Fondamentalmente Honor mi ha invitato. Kit di benvenuto. Benvenuto, bla 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 bla. Presenteranno anche un nuovo telefono, tra l'altro. Cuffiette. Ok, ci sono anche delle sim. Ottimo. Andiamo a fare colazione. Molto interessante il buffet. Sono confuso. Penso che sia la colazione più a caso della mia vita. Tutto molto bello comunque. Non ho idea di quello che sto mangiando. Adesso doccia, mi riposo un attimo. Sono rigenerato. Qua ci ho messo in disordine tutto quanto. Andiamo ad esplorare questa città. Con questa mascherina, perché non voglio avere tumori ai polmoni. Guardate che figo l'hotel visto da qua. Pechino. Fa un freddo che non avete idea. Direzione città proibita. C'è l'ingorgo. Piazza Tiananmen. E là inizia la città proibita. Tutto molto cinese. Beh, mettere la gigantografia di un dittatore mi sembra un ottimo segno di democrazia di questo paese. Entriamo. Oh, qua fondamentalmente è dove viveva l'imperatore della Cina. Tutto molto tipico. Sembra di stare in un film. Ok, questa è la situazione. Hai capito l'imperatore? Fighissimo. Guardate che questa è solo la prima parte. Poi di là continua tutto quanto. Adesso andiamo. Tutto molto bello. E questo è il mega fossato che circonda la città. Cioè, quello che abbiamo visto finora era solo l'ingresso. Sobrio. Qua ci sono delle mura. Ok, mi dicono dalla regia che si entra dall'altro lato. Di là. Scherzone, è esattamente speculare. Figo però. Questa è la situa. Uè, cos'è che si pesca qua? Non si capisce come si fa a entrare. Boh. Uè, però ci sono le mobike. Niente, è chiusa ogni lunedì per manutenzione. Ci ritorneremo. Sono proprio sfortunato. Fondamentalmente la città è proibita solo di lunedì. Siamo finiti su questo taxi. Qua dovrebbe esserci il tempio del paradiso. O tempio del cielo o tempio celeste. Comunque controllano il passaporto tipo ogni 20 metri in questa città. Mi sembra tutto chiaro. Biglietti. Allora il tassista gli ha ridato il resto facendogli girare le banconote. Sì, esatto. Falsissime. Falsissime. E quindi siamo con un pugno di mosche. Pechino è ostile ai turisti. Non accetta la carta. Con WeChat noi non possiamo pagare perché serve l'account cinese. E non ci sono bancomat. Gli unici contanti che aveva il nostro amico Ugo, il tassista, ce li ha scambiati. Lui non ce l'ha fatta. C'è questo misto tra robe tenute super in ordine e robe super in degrado. Adesso siamo alla ricerca di una banca per prelevare dei soldi. Mini market. Ci stiamo addentrando nei sobborghi. ICBC. Preleviamo. Ho prelevato 1000 yuan. Ma ho dappertutto. Questi sono i veri. E questi sono quelli falsi, proprio non fatevi fregare. Siamo tornati qua. 10, 1, entriamo. Oh, devo dirvi, queste prime ore in Cina mi sta lasciando perplesso su molte cose, nel bene e nel male, eh. Però boh, è tutto bello simmetrico, hai visto che bello? E il tempio. Entriamo nel tempio. C'è un tizio là nel parchetto che si sta esercitando con il bambù. È tutto un parchetto super mega calmo, super mega tranquillo. Anche se ti ha appena fregato un tassista, arrivi qui e sei serenissimo. Eccolo, saliamo. Altro biglietto da 21. Sì. Ed eccoci qua. Beh, devo dire, molto carino. E questo è l'interno. Tra l'altro c'è una bellissima vista su tutta la città. Là c'è la zona con i grattacieli. Molto carino, poi col sole così che sta tramontando.
tempio del paradiso. Brevi cenni storici. Costruito nel 1420 ed era il tempio più importante di Pechino quando c'era la dinastia dei Ming. Una cosa fichissima. Che è tutto costruito in legno, uno degli edifici in legno meglio conservati della storia. Ed è costruito senza chiodi, cioè effettivamente è tutto a incastro. È incredibile come la città sia un ammasso di case che continua all'infinito. Scendiamo. Wow, qua l'imperatore veniva tipo a pregare per avere il raccolto prospero. Cioè, al di là di qualsiasi credenza religiosa, un posto così è veramente figo, perché pace, tranquillità. Quale maia, un freddo. Questo è legno? Quindi questo è legno, non ci credo. Vedete, è tutto ad incastro, assurdo. Poi sapete quanto io adori le cose simmetriche e qui è tutto perfetto. Tra l'altro il parco è tipo immenso, continua all'infinito. E qua c'è un altro altare. Tra l'altro là c'è un aquilone. È tipo altissimo. Ci stanno chiudendo fuori. Bello, 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 bello. Ok, sappiamo dove mangiare. Hong Chao Pearl Market. È come se fosse la rinascente di Pechino. È un labirinto. E raga, c'è un botto di roba. Non ho capito se i prezzi sono convenienti o se stanno cercando di fregarmi. Perché loro ti sparano una cifra assurda e bisogna contrattare. Praticamente cinesate ovunque. Ho preso un kimono e una sciarpa di cashmere. Siamo partiti da 4.000 yuan totali e abbiamo chiuso a 300. Qua ci sono i Lego tarocchi. Non lo so, Rick, mi sembra un falso. C'è pure la Bugatti. Le pin. My World. Droni. Tutto tarocco. Guardate queste Nike. E qua ci sono le perle. Mia nonna diventerebbe matta qua. Tu ti dimostri minimamente interessato a una cosa, ti si aggrappano alla giacca. Non ti mollano, ti inseguono per il posto. Se non altro la sciarpa è bella calda. Ma un po' pacco questo mercato, però divertentissimo trattare con i cinesi. Andiamo a mangiare. Speriamo che questo non ci freghi. Forse siamo riusciti a non farci fregare da un tassista. Centro commerciale. Allora siamo finiti a mangiare hot pot. Fondamentalmente tipo fondue. Prende la roba, la si fuccia nel brodo e si mangia. Ha detto 25 secondi questo qua. Quindi sì, io lo tengo così. 10, 19, vai. Assaggiamo. Però così. Devo dire, buono. Andiamo con i calamari. Due minuti. Guarda che bello. Funghi. Sì. Adesso lui ci fa i noodle. Vai capo. Opa. Fortissimo, oddio. Raga, è matto questo qua. Sembra un imbianchino. Oh, grande. Adesso li piega, tac, tac, tac. E sono le tagliatelle di nonna Pina. Bravo. Ce l'abbiamo fatta. Giorno 2 in Cina. Comunque questo kimono, devo dire, ha il suo fascino. Mi attende un simpaticissimo briefing. Anzi, un pre-briefing. Vediamo sti cinesi cosa hanno da dirci. Mi hanno dato il nuovo Honor Magic Watch 2. Allora, rapido unboxing. Si presenta così. Togliamo il mio Casio da 10 euro. Honor. Adesso faccio il setup e poi lo proviamo. Ovviamente il taglierino d'unboxing ci accompagna anche in Cina. Tra l'altro, raga, ce l'avevo nel bagaglio a mano. Ai controlli di Malpensa mi hanno fatto passare questa roba qua. Non ho parole. Wow. Classiche Bluetooth. Si mettono così e così. Va bene, va bene, va bene. Andiamo che sono in ritardo. Cibo. Ce lo taglia al momento. Ok. Esce. Guarda che piattino. Siamo su un pulmino. Politecnico di Pechino. Hanno preso uno stadio. Qua fa la presentazione. Presentano il primo smartphone 5G. Ah sì, ho preso un posticino per fare una presentazione. Questa è la situazione. Questo è Honor V30. Questo arancione è veramente figo. Con la doppia camera così. Ottimo, siamo stati dentro tipo 3 ore. Adesso è buio e fa freddo. Siamo in centro, quello lì è il grattacielo più alto. No, non c'è traffico a Pechino. LOL. Andiamo a mangiare l'anatra. La migliore anatra di Pechino. Siamo da Dadong. Questa è la tavolata. È arrivata l'anatra. Arrivano cose. Tattico il ragazzo. Sarebbe un pesce. Funziona tipo piadina. Metti l'anatra. Ok. Si prendono le verdurine e si mettono qua. Si chiude. Praticamente è un buon kebab. Beh, buono.
Perché sono? Molto bene. Ah, qua ci sono tutti i premi. L'ha visto lui, aspetta. Ah, è Spielberg. Adesso andiamo a dormire che domani sveglia all'alba. Buongiornissimo. Il cielo è azzurro sopra Pechino. Stiamo attraversando le periferie in direzione Technology Center di Honor. Questo posto lo conosco. Spazzatura. È tutto incredibilmente cinese. È proprio un altro mondo. Qua stanno costruendo palazzi con gli stampini. Veramente inquietanti questi condominioni nel nulla. Siamo arrivati. Siamo tipo nel nulla delle campagne a nord. Questo comunque è il mezzo che ci ha portato fin qui. Abbiamo fatto più o meno un'ora e 40 di macchina. Abbiamo un pass. Non so dove ci stanno portando. Ed è una delle 1.000 miliardi di sedi di Huawei e Honor. Tutto molto pulito. Siamo dentro. Siamo in una sala riunioni. Allora adesso facciamo un tour di tutto il centro. Solo che non posso registrare niente perché è tutto troppo top secret per voi. Ci vediamo dopo. Ok, abbiamo visto tutta una serie di stanze dove fanno i vari controlli sulla qualità del segnale, sulla qualità dell'audio. C'era una stanza gigante con tipo 5.000 telefoni connessi per tutti i test, un sacco di cose fighissime. E poi ci hanno fatto un iper mega spiegone su tutto il discorso ban di Google, non Google, America, non America. Molto interessante. Magari un giorno ve ne parlerò meglio e facciamo un bel riassuntone di qual è la situazione, perché da questo potrebbe veramente dipendere il nostro futuro. Nella mensa di Huawei questa è la situazione. Ho preso una Mirinda. Molto bene. Questo troppo piccante, questo troppo gommoso. Sa di una qualsiasi aranciata. Raga, c'è un robottino per pulire le strade automatico. Assurdo. Beppe Sala, portali a Milano. È fichissimo. Con sopra i sensori. L'obiettivo è di dormire da qui fino all'hotel. Buongiorno. Praticamente ho dormito da ieri sera al pulmino alle 7 di sera fino a stamattina. Mi sono fatto 12 ore di sonno. Sono un uomo rinato. Direi che finalmente mi sono abituato al jet lag. Solo che oggi è l'ultimo giorno. E ieri alla fine sono riuscito a recuperare un V30. Ta-ta-ra. Sono curioso della fotocamera. Tra l'altro lui arriverà in Italia in primavera e dovrebbe arrivare senza servizi di Google. Quindi ne parleremo. Facciamo un test della fotocamera. Siamo pronti? Sono in ritardo. Hanno montato l'albero. Altro pulmino. Prosperità, giustizia, democrazia. Sembra tutto felice in questo posto. Siamo di nuovo qua. Ed eccoci qua. Oggi ci parleranno del design dell'orologio, di tutte le ricerche, un sacco di cose. Lui è il numero uno. Yeah, si ritorna in pullman. Io ieri alla fine sono tornato a casa e mi sono messo a dormire. Ho saltato il cocktail party. Alla sera leoni. Arrivati. Non so cosa sia, ma è molto cinese. Seguiamo i giornalisti. Mangeremo qua. Guardate che bello. Così testiamo anche la scarsa luminosità. Fichissimo. Qua c'è questo atrio. Questa è una scultura nel legno. C'è anche un terrazzino. Con anche il laghetto. Andiamo a mangiare. Ah, abbiamo un mega tavolo. Tra l'altro qua i tavoli che girano vanno per la maggiore. È arrivato questo. Tac, tac. Sono tutti gusti un po' particolari. Qualsiasi cosa è incredibilmente dolce oppure incredibilmente piccante. Alcune cose sono buonissime, altre sono immangiabili. Questo qua è un canederlo praticamente. Adesso andiamo alla città proibita. In teoria dovrebbe essere aperta oggi. Lanterne ovunque. Guardate che belli i salici. E siamo di nuovo qua. Solo che oggi è aperta. 41. Praticamente gli dai il passaporto e poi col passaporto accedi. Molto bello questo metodo. Così scrivi un controllo. Tra l'altro qua controllano il passaporto ovunque. Tutto molto maestoso. Come essere in Paolo Sarpi. Questo ingresso era riservato all'imperatore. Poteva entrare solamente l'imperatore e solo un'altra persona in tutta la sua vita una sola volta. Chi era l'imperatrice poteva entrare con l'imperatore durante il giorno delle nozze. Procediamo. Aha. Questo è veramente... figo. Qua c'è una meridiana. Sono le 3:35. Buongiorno e bentrovati. Vai, Piero Angela. Questi sono il sistema antincendio della città proibita. Venivano riempiti di acqua e d'inverno, quando la temperatura scende anche a meno 20, venivano coperti prima con un telo, poi se faceva ancora più freddo veniva acceso un fuoco sotto per tenere l'acqua liquida e evitare che andassero quei secchi, dang, e trovassero il ghiaccio. E nel tempo libero l'imperatore faceva l'idromassaggio. Prossimo cortile. Ok, qua c'è questo coso al centro. Guardate che flare. È tutto molto armonico. Qua c'è un altro giardinetto più piccolo. Ok, così. E si inizia a intravedere l'edificio là in fondo. Avanti tutta. Tra l'altro da qui a là è tipo una pietra unica questa qua. Il dragone. E si continua. Sì, devo dire che è un po' ripetitiva. Adesso è partita sta musichetta. Però molto bello tutto quanto. Oh.
Questo è il palazzo dell'Unione. C'è scritto là. C'è tipo un trono col soffitto dorato. Continuiamo. Altro cortile. Vedo degli alberi. Peccato che ci sia veramente troppa gente. Cioè, vedere la gente che urla perde tutta l'armonia. Mentre l'altro giorno al tempio eravamo praticamente da soli. Qua ci sono altri dragoni. Qua è il gazebo dove facevano le grigliate. Bello, 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 bello. Ah, questa è l'uscita già praticamente. Lassù invece c'è il tempio di non so che cosa. E questi sono i loro autobus. Adesso giro per Yutong. Che sono tipo dei quartieri che all'inizio erano dei nobili e poi sono diventati tipo case dei poveri. Però dicono che siano molto caratteristici. Stiamo entrando a caso. Adesso ci accoltellano. È tutto molto caratteristico. Ho paura. Siamo in casa della tipa. Ugo numero uno. Ciao, che giardino interno. Praticamente erano tipo le case dei patrizi. Quindi col cortile interno e tutte le stanze sul cortile. Sì, magari di giorno è tutto più vivo. Stiamo entrando. Qua è buiissimo. È un po' horror l'esperienza. Faccio notare l'impianto elettrico. Ci siamo persi. Guardate che bello. Qua c'è un distributore di powerbank. Questa è la situazione. Brodo bollente con il carbone che scalda. E noi ci mettiamo dentro la carne, le cose, il pesce. Come l'altra sera. Solo che qua è tutto molto più tipico. Abbiamo mangiato. Sto trasferendo tutti i video su questo hard disk. Qua è tutto molto occidentale invece, con tutti i negozi. E qua c'è questa via pedonale. Wow. Bellissimo. Qua c'è un karaoke in diretta. Ovviamente passiamo dall'Lego Store. Entriamo. Wow. La muraglia cinese. Figo. Questa ce l'ho. Guardate che bellino. Qua hanno quasi finito l'albero. Manca solo una cosa. Col kimono. Sento dell'acqua. No raga. Ah. Che benessere. Tutto questo ambiente ricreato. Con anche il cielo finto. Vai. Bello. Oh. Con il tizio qua. Bellissimo. C'è pure la cascata finta. Altra cascata. Direi ottimo modo per concludere questa permanenza cinese. E devo assolutamente correre perché tra tipo 5 minuti ho il transfer per l'aeroporto. E Yaki è sempre in ritardo. Very nice. Valigia pronta. Ciao ciao hotel. Ciao ciao V30. È stato un piacere. Hanno finito l'albero. Il nostro autista ha lo specchietto smart. Cioè non è uno specchietto, è una fotocamera. Aeroporto di Pechino. Aeroplano. Non vedevo l'ora. Italia. Finalmente in un paese libero. Ovviamente lo sciopero dei treni lo dovevo beccare io. Ma non baratterei nessuno sciopero per la democrazia. È stato molto interessante. Sicuramente approfondiremo l'argomento Cina. Magari ci andrò l'anno prossimo. Sto pianificando un sacco di cose. Soprattutto perché ho visto solo Pechino. C'è Shenzhen, c'è Shanghai. Sono cose completamente diverse. Ne vedremo sicuramente delle belle. Per il momento è tutto. Quindi alla prossima. Ciao.